condiviso tanti progetti. Lascio la parola. Parliamo della valorizzazione dei piccoli produttori. Vinitaly è sempre un'occasione importante per fare il punto anche su questo aspetto di fondamentale importanza, vero? Sì, è la più importante rassegna in Europa, direi, è fra le più grandi al mondo. E è un momento in cui all'interno di queste dinamiche la comunicazione è fondamentale, il mercato estero ci sta guardando, fare aggregazione anche fra le piccole imprese è assolutamente necessario. Per il primo anno la FIVI, che tutela un pochino gli interessi delle piccole produzioni nazionali ma anche delle piccole produzioni europee, quest'anno ha creato uno stand di incontro per tutti quei piccoli vignaioli che non hanno la possibilità o le energie per poter affittarsi uno stand al Vinitaly. Abbiamo messo a loro disposizione anche ai piccolissimi, e questo è il significato del nostro lavoro, uno stand affinché all'interno di una dinamica di propositività verso l'estero hanno potuto avere un luogo di incontro. Questa è un pochino la politica che persevera FIVI rispetto alle dinamiche del Vinitaly, che sono dinamiche assolutamente da condividere. Presidente, il consorzio da sempre è attivo su questo fronte? Beh, quello di Soave prima di tutto, anche se devo dire che il consorzio del Soave per l'80% la forza principale sono in mano alle cantine sociali, ma io, e qui si vede la grande democraticità che c'è all'interno del nostro consorzio, rappresento le piccole aziende perché sono un piccolo vignaiolo. È già il terzo anno che mi promuovono come presidente, questo la dice lunga. E il mio intento è sempre quello di dare appoggio alle piccole aziende perché hanno più bisogno di un supporto anche economico. E grazie a continui, diciamo, suggerimenti che noi diamo alle grandi cooperative è quello di dare supporto a queste aziende qua. E ci sto riuscendo perché con le risorse delle grandi aziende riusciamo ad andare in tutto il mondo anche con le piccole aziende, e questo è uno sforzo che il consorzio sta facendo da anni e con grande successo. Quindi se qualche vino piccolo come quantità, Costantino, è in giro per il mondo, è anche grazie alle grandi aziende. E questo è quello che noi riusciamo a fare nel nostro consorzio. Quindi con l'economia e con le risorse delle grandi aziende hanno capito che la punta dell'iceberg è fatta dalle piccole aziende. La bomboniera, diciamo, no? L'elite sono in mano alle piccole aziende. Però dobbiamo capire che sotto il grande supporto è dato anche dalle grandi aziende. Quindi va supportate però dalla forza produttiva delle grandi aziende. Beh, mi sembra che un esempio emblematico sia stata l'organizzazione da parte del consorzio di Soave per la presentazione di questo libro di pratica utilità da destinare a tutti coloro che sono operatori del settore. Il libro, lo ricordiamo, sull'etichettatura. Il libro sull'etichettatura, che in maniera semplice, in maniera però esaustiva, molto semplificata, non dimentichiamo che il mondo del vino, della piccola impresa ma anche della grande impresa, ha bisogno di semplificazione per stare nella concorrenza. Oggi l'esempio emblematico ce lo ha dato il Soave, la capacità con le spalle più grandi di fare rete, di proporre queste iniziative a favore dei piccoli produttori, e questo è formidabile. Ritengo che sia la strada giusta, Presidente, che dobbiamo perseguire. Il vino è anche questione di etichetta, e qui a Vinitaly, al Consorzio del Soave, è stato presentato appunto questo volume, Questione di etichetta. E cosa possiamo scoprire, quali sono le informazioni che possiamo ricavare da un'etichetta su una bottiglia? Beh, sono tantissime davvero le informazioni che possiamo ricavare, perché a partire dalla denominazione di vendita, che ci indica di che tipo di vino si tratti, a sapere da dove proviene, quando è stato imbottigliato, chi è il produttore, da quale paese provengono le uve con cui è stato prodotto, per arrivare a delle caratteristiche gustative, quindi a sapere se si tratta di uno spumante brut oppure di uno spumante senza aggiunta di zuccheri, o ancora informazioni riguardanti il colore, il metodo di invecchiamento, il passaggio in barrico, no? C'è veramente il mondo dietro un'etichetta. E qui c'è un calambur, perché evidentemente questione di etichetta l'abbiamo intitolato così sia perché è davvero importante l'etichetta per il viticoltore, per evitare grosse sanzioni, per essere sul mercato in modo attrattivo per i consumatori, ma anche per acquisire la responsabilità di un comportamento attento ai bisogni del consumatore.
E quindi in questo senso anche etichetta, gentilezza nei confronti del consumatore. Un'etichetta ben fatta è come un menù del ristorante che ci dice esattamente di che piatto ci troviamo di fronte. Un nome strano che richiede una spiegazione, un si fidi al ristorante, non sempre ci soddisfa. Quando compriamo una bottiglia di un produttore che viene magari da migliaia di chilometri e non sappiamo niente di lui, si fidi è davvero un po' poco. E quindi è molto meglio poter contare su delle informazioni chiare in etichetta, che per questo la legislazione ci chiede di inserire in un modo univoco, in un unico campo visivo, quindi facilmente coglibili con l'occhio senza bisogno di girare, capovolgere, vuotare la bottiglia o cose di questo tipo. Tutto ciò è molto importante e noi crediamo che farlo capire bene ai produttori li aiuti ad aderire spontaneamente alle richieste della legislazione, certe altezze per scrivere l'alcol, certe altezze per scrivere quanto vino c'è nel contenitore, non sono banalità, sono informazioni che permettono al vignaiolo di fare la migliore alleanza con chi dà valore aggiunto al suo lavoro, che è il consumatore finale. Quando dobbiamo scegliere un vino però ci accorgiamo che le etichette non sono tutte composte allo stesso modo. Esistono forse due livelli di informazioni, alcune informazioni fondamentali e altre che sono opzionali, che potrebbero anche essere omesse? Sì, certo. Le informazioni che ci devono essere su ogni etichetta viticola sono soltanto 7. Le informazioni facoltative o obbligatorie a seconda del disciplinare, del tipo di vino, portano questo numero ad arrivare a 10, 12 al massimo. Poi io posso inserire delle altre informazioni legate alla mia azienda, alla mia storia, alle mie scelte produttive. Basta che siano documentabili e quindi che siano sicuramente corrispondenti al vero e che quindi in un eventuale controllo riscontri che ciò che ho scritto è davvero così avvenuto in azienda. Questo naturalmente comporta che i produttori possano avere un range entro il quale si muovono, chi vuole dare più informazioni, chi vuole darne di meno. Ad esempio pensi ai solfiti, che sono quelli che ci fanno prendere mal di testa dopo aver bevuto certe bottiglie, oppure ci lasciano indenni dopo averne bevute delle altre. Abbiamo solo l'obbligo di indicare che un vino contiene solfiti se la quantità di anidride solforosa supera 10 mg litro, ma da 10 mg litro a 150, che è un limite generale per diversi tipi di vino, c'è tantissima differenza. Allora alcuni produttori scrivono solo contiene solfiti, altri scrivono la quantità di solfiti che hanno aggiunto dopo essersi fatti certificare questo processo. Ecco, tra queste due scelte passa la responsabilità aziendale e la volontà di dare più informazioni al proprio consumatore.